Il feeling the pocket di oggi? Eccolo qua. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gossip Drums. Nel video di oggi, nuovo Feel in the Pocket. Feel in the Pocket è la rubrica che è cominciata qualche settimana fa, in cui vi faccio vedere un feel, ve lo spiego bene e vi spiego un feel che potete mettervi subito in tasca. Quindi Feel in the Pocket per questo, perché sono feel subito utilizzabili in un contesto musicale, in un contesto di band, dove volete, pezzi vostri o cover band, dove volete. E quindi il feel di oggi, l'avete sentito, è un film molto particolare con un bel po' di cose all'interno, quindi con calma partiamo seguendo sempre gli stessi punti che abbiamo seguito sugli altri video, sugli altri film in the pocket, che tra l'altro trovate comunque tutti quanti qui sotto in descrizione. C'è un link dove vi riporta tutti i film. Allora facciamo i punti soliti. Quindi i punti soliti sono partire dalla ritmica, vedere la ritmica come diventa il feel in the pocket, e poi infine vi farò vedere una variazione. Quindi la ritmica in realtà di questo feel in the pocket è tra virgolette semplice, nel senso che è una ritmica tutta in sedicesimi, quindi la base sotto che dovremmo avere sono sedicesimi. Ma raga, mi sono dimenticato di mandare la sigla, quindi velocissimo sigla e poi partiamo con la ritmica. Allora, ok, molto bene. Ritmica abbiamo detto sedicesimi, quindi 3, 4. Non so assolutamente perché io non abbia la cordiera. Comunque, sedicesimi, campo basso, campo basso, campo basso, campo basso. Quindi la ritmica in realtà è molto semplice, è una quantizzazione, una metrica, che sono i sedicesimi, sempre continua uguale. La cosa importante qui è capire come funzionano gli accenti, perché gli accenti sono quello che poi ci permette di fare il feel in the pocket di oggi. Gli accenti sono accento che, sulla seconda nota della prima pulsazione, secondo sedicesimo della prima pulsazione, quindi 3, 4, e tutte le altre ve le faccio gospel adesso. 3, 4. Poi accento sul battere della seconda pulsazione, quindi tutte e due. 3, 4. Poi terza pulsazione, gli accenti ce li abbiamo sull'1 e sul 4. Ta, ta. Quindi tutto 3, 4. Pa, 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 1, 2, 3, 4. E sul 4 abbiamo ghost, accento, 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 quindi 3, 4. Un pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Questa è la quarta pulsazione, tutto insieme, quindi pa, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Questo è importantissimo, importantissimo capire gli accenti. Cercate di cantarveli solo gli accenti senza il ghost. Pa, 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 come se fosse una melodia. E adesso andiamo a vedere passo passo che cosa succede nel momento in cui andiamo a spostare questa ritmica su tutto il set. Allora, la prima cosa importante è che questo feel qua non comincia con un colpo di mano solito, ma comincia con una cassa. Quindi la cassa ce l'avremo sull'1. Sul primo colpo avremo una cassa, e sul secondo colpo, per dare quel primo accento che avevamo, vi ricordate, il primo accento sulla prima pulsazione, e era sul secondo colpo, quindi il primo colpo abbiamo detto che è una cassa, il secondo colpo, che è proprio l'accento, sarà come flam tra timpano e rullante, un flam di sinistra si dice, perché noi avremo
l'accento dato con la mano sinistra. Questo non è un flam di quelli dove dovremo andare a suonare un colpo molto piano e l'altro molto forte. No, contando che stiamo facendo un flam splittato, quindi un flam tra timpano e rullante, dovremo dare tutti e due i colpi forti. Meglio se sul rullante utilizziamo il rimshot. Quindi cassa e poi flam tra timpano e rullante, che fatto lento sarà. Fatto come flam, vedete acá, molta molta potenza. Quindi cassa, flam, e qui incominciano le problematiche. Perché? Perché abbiamo dopo il flam subito due ghost sul rullante destra-sinistra, quindi flam, ghost di destra e ghost di sinistra, cassa, flam, ghost di destra e ghost di sinistra. E qui primo problema, perché? Perché subito dopo aver fatto il flam sul timpano con la mano destra, dobbiamo subito spostarci per fare le ghost, quindi il movimento sarà. Da pensare, potrei tirarlo un po' di più questo timpano, forse, perché slabra un filo. Quindi, dicevo, avremo appunto timpano e subito ghost. Attenzione a questa cosa, perché è un po' come se con la mano destra dovessimo dare l'accento e poi sul rimbalzo, diciamo tra virgolette, dato dal timpano, dovessimo subito fare una ghost. In questo modo qua. Quindi, prima pulsazione. Seconda pulsazione, abbiamo di nuovo un altro flam, sempre dato da timpano e rullante, quindi un flam di sinistra, e questa volta dovremo fare flam, flam, due ghost con la mano destra, una ghost con la mano sinistra. Quindi solo la seconda pulsazione sarà. Three, four, one. Questa è solo la seconda pulsazione. Proviamo a mettere prima e seconda pulsazione insieme. Three, four. Three, four. E il peggio è passato, perché successivamente avremo flam di destra, quindi un flam invertito rispetto a quello che facevamo prima, cioè cade prima la sinistra e poi la destra, sul rullante, flam, ghost di sinistra, ghost di destra, accento di sinistra. Quindi terza pulsazione. Con l'accento finale e sul quarto sedicesimo avremo ghost di destra e quattro accenti. Quindi terza pulsazione. Quarta pulsazione. Facciamo una pulsazione per volta adesso, dalla prima alla quarta. Prima, 3, 4. Seconda pulsazione. Terza pulsazione. Quarta pulsazione. C'è
C'è tanta roba, adesso vi faccio tutto quanto lentamente. 3, anzi, più lento. 3, 4. Quindi è da studiare a pezzettini questo qua secondo me, quindi prendetevi una pulsazione per volta e soprattutto pian pianino una cellulina per volta perché cambia costantemente. Pian pianino che andate avanti cercate però di dimenticarvi quello che state facendo, nel senso cercate di pensare solamente agli accenti. Patti, ta, 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 ta. E in questo modo, con calma, riuscirete a fare questo fill in the pocket. Adesso passiamo alla parte in cui andiamo a suonare col click, partendo da principiante, andando intermedio, e poi avanzato. Mettiamoci le cuffie, partiamo da principiante, le cuffie sono staccate perché non lo so, ma comunque partiamo da principiante a 60 di metronomo. Vai! Continuiamo con il livello intermedio, saliamo di velocità, 35 bpm in più, mi raccomando quando lo fate non salite direttamente di 35, questo è solo per darvi degli step, salite pian pianino col metronomo, 35 in più, quindi andiamo a 95, livello intermedio. Adesso tiriamo su veramente la velocità, vediamo se ce la facciamo, ancora su di 35 e arriviamo a 130. Molto bene, ce l'abbiamo fatta anche al massimo della velocità, è bella tosta devo dire lì, veramente bella tosta, soprattutto i movimenti tra timpano e rullante, quando dobbiamo accentare, che comunque è un accento anche se stiamo facendo il flam, è un accento di timpano e poi subito andare a fare una ghost nel primo caso o due ghost nel secondo caso. E quindi ci vuole un po' di tempo, ovviamente la cosa importante è sempre
cerca di pensare già cosa dobbiamo fare dopo. Quindi nel momento in cui andiamo a suonare il timpano, pensiamo già che dovremo fare questo movimento, cioè andare a suonarlo e subito andare sul rullante. Per quanto riguarda la variazione, allora, manteniamo gli stessi accenti, identici, ma andiamo a sbizzarrirci con i flam. Quindi tutti gli accenti saranno flam. Quindi pla, 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 pla. Questi erano gli accenti come fossero dei flam. La prima parte in cui facevamo i primi due flam sul timpano rullante rimane invariata. Prime due pulsazioni rimangono invariate. 3, 4. Successivamente avevamo ta 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 ta, pla ta 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 ta. Questi sono gli accenti. Andremo a suonare gli accenti della terza pulsazione come flam tra tom 2 e rullante. Quindi se prima avevamo adesso avremo ricordatevi che se facevate il flam di destra qui sul rullante fatto tra tom e rullante diventerà flam di sinistra, quindi prima cade la mano del tom 2 e poi cade la mano del rullante. La diteggiatura è la stessa dell'inizio del fill, quindi quello che facevamo questo qua. Qui facevamo flam destra-sinistra, in questo caso faremo flam destra-sinistra e di nuovo flam. Per il finale avremo colpo di rullante che si può fare di destra o di sinistra come volete, a me anche se non è, anche se un po' strano, viene più da farlo di destra, ma colpo di rullante e poi flam 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 tra tom e rullante. Quindi anche in questo caso flam di sinistra. Facciamo tutte e due le pulsazioni insieme. C'è. Tutto insieme? 3, 4. Ovviamente è difficile, soprattutto il nel caso se fosse troppo difficile, anziché fare tre flam, fate solo i due finali di flam. Quindi tra kitti, tra titti, tra tra avrete sull'ultima pulsazione ghost ghost, flam flam. Quindi questo era il Fill in the Pocket di oggi. Ovviamente come tutti i Fill in the Pocket avete il PDF scaricabile qui sotto. Qui sotto vi ricordo avete il link per andare a vedere tutti i Fill in the Pocket che ci sono fino ad ora. Per adesso siamo a 4, questo è il quarto Fill in the Pocket, ma pian pianino andrò sempre avanti con sempre fill nuovi. E con questo fatemi sapere se vi piace questo fill, se vi è piaciuto, se vi è piaciuta la spiegazione, se avete capito tutto, se c'è stato qualcosa che non era proprio chiaro al 100%, fatemelo sapere così almeno chiarifico tutto quello che c'è da chiarificare. Qui sotto in descrizione avete anche il link per andare a controllare e vedere tutti i miei corsi se vi piace il modo di spiegare. Iscrivetevi al canale, cliccate campanellina e noi ci vediamo al prossimo Fill in the Pocket. Ciao!